Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Quest'oggi prepareremo una torta tipicamente del mio paese, cioè Alcamese. Si chiama la torta minne vergine. Innanzitutto faremo il bianco mangiare. Abbiamo 1 litro di latte intero con 150 g di zucchero semolato. Dal litro che vi ho detto ne ho ottenuto una parte. Vado a sciogliere 100 g di amido di grano. Poi andiamo a accendere. Appena lo sciogliamo lo possiamo inserire nel latte e poi mescoliamo sempre e formiamo una bella crema. Il mio amido si è sciolto con il latte, lo versiamo dentro l'altro latte ed ora mescoliamo fino a formare una crema. La mia crema si è addensata per bene, la vado a coprire con una pellicola trasparente a contatto e l'ho messa in una teglia dal diametro 22. La facciamo raffreddare completamente. Mentre il bianco mangiare è a raffreddare, prepariamo l'impasto. Abbiamo di bisogno 800 g di ricotta ben dura. Praticamente la comprate, la fate scolare per bene e poi la consumiamo. Aggiungiamo 250 g di zucchero semolato. Andiamo a mescolare. Aggiungiamo una bustina di vanillina e 2 uova. Scoliamo nuovamente. Ed ora aggiungiamo 160 g di farina a 00. Poco a poco. Ed ora copriamo con pellicola e andiamo a mettere in frigo per una mezz'oretta. E dopo 30 minuti cominciamo a assemblare la torta. Prendiamo una tortiera a cerniera, la rivestiamo di carta da forno sotto, questa è di diametro 24, e mettiamo la metà del mio impasto. La spalmiamo per bene. Anche con un cucchiaio va bene. E alzate un pochettino il bordo, ma leggermente, non tanto. Bene, come vedete, ho alzato il bordo leggermente. Ed ora la mia crema, che già è bella fredda e compatta, la vado a versare. Ho livellato la crema per bene ed ora vado a mettere delle gocce di cioccolata. Questo sa a voi quanto. Con il coltello andate schiacciando il cioccolato in modo che entri pure più in dentro. Ed ora sopra mettiamo il rimanente impasto. Lo mettiamo a cucchiaiate e poi lo spalmiamo. Abbiamo livellato per bene ed ora inforniamo forno caldo statico 180 gradi per circa 40 minuti. Ed ecco pronta la mia torta, è davvero golosissima. Vi do qualche accorgimento: nel mio forno c'è stato ad esempio 60 minuti, non 40 minuti. Poi, quando la tirate dal forno, la lasciate direttamente raffreddare nella teglia. Dopodiché, la togliete dalla teglia e la mettete in frigo in modo che il bianco mangiare si rassoda e così la potete mangiare. Come vedete, questo è tutto bianco mangiare. Le gocce di cioccolato che si sono sciolte è davvero buonissima, fredda e ottima. Io mi auguro la ricetta vi sia piaciuta, provatela. Se vi è piaciuta mettete un bel like, iscrivetevi. Da Francesca e Salvatore è tutto, ciao, alla prossima.